Gentili telespettatori, buonasera, ben ritrovati, mi auguro tutti in buona salute. Come vi avevo annunciato, questa sera avremo, direi, un ospite d'eccezione accompagnato da una mamma d'eccezione, così li presentiamo tutti e due. L'ospite d'eccezione è un amico mio che ho visto molto piccolo e di cui ho seguito quella che potremmo definire una carriera artistica, di cui noi vogliamo raccontarvi un po' la sintesi, così come vorremmo raccontarvi la sua vita questa sera. Si tratta di un giovanotto, quarantenne, che ha una sindrome cosiddetta di Down. Io la definirei così e non con altri termini. La sindrome di Down nasce da una valutazione appunto del dottor Down nel 1866, quindi un secolo e mezzo fa, che descrive un certo tipo di struttura che si lega ad una diciamo errata formulazione genetica. Vi ricordate, un paio d'anni fa abbiamo parlato di genetica, abbiamo detto che ci sono queste eliche su cui ci sono tutta una serie di segnali, definizioni di quello che sarà l'individuo, dal colore dei capelli, al colore degli occhi, alle caratteristiche. Ci sono circa 50 geni che decidono come sarà l'intelligenza di ognuno di noi. Ecco, ci sono delle persone che hanno un cromosoma in più, oppure ne hanno uno che si sposta, infatti si chiama anche trisomia 21. Ebbene, questo giovanotto stasera è con noi, arriverà nel secondo tempo, prima adesso lui sta preparando una cosa insieme al regista, che vedremo dopo insieme, e noi questa sera abbiamo qui la mamma che ci racconta la storia di questo ragazzo che comincia nel 1977. Ed è Gabriella che presentiamo, che ringraziamo tantissimo per essere qui con noi, e lei ci aiuterà a costruire questa testimonianza importante per tutti coloro che hanno, e non dirò la disavventura, ma l'avventura di incrociare una di queste sindromi, che non è così rara, no, ma non diciamo purtroppo, in parte sembra legata all'età, però anche questo non è più così. Io direi che il mondo ha conosciuto, perlomeno l'Italia ha conosciuto da vicino questa sindrome in ottobre, l'abbiamo già citato, quando una bimba ha avuto il rifiuto da parte di 7 famiglie affidatarie a Napoli e poi è stata assegnata ad un single che ha dato la sua disponibilità. Ecco, in quell'occasione tantissimi da un hanno scritto. Io vi citerò solo Irene, una ragazza Down di Firenze di 18 anni, e la cito perché lei ha mandato una lettera entusiasta al settimanale che ha richiesto delle testimonianze, e la sua è una testimonianza particolarmente significativa perché nella giornata mondiale di Down, che è il 21 marzo, il 21 marzo di quest'anno lei è andata a parlare alle Nazioni Unite, a New York, proprio per spiegare e dire che c'è un posto importante per i Down, come per tutti coloro che portano una disabilità, perché può essere, come abbiamo e continueremo a dimostrare in queste nostre puntate, una grande opportunità, cioè è un'abilità, è un regalo che la nostra civiltà può farsi. Allora, saluto Mario che è qui con noi. Anch'io saluto i nostri telespettatori. Direi che hai introdotto benissimo questa nostra puntata, che va nel segno proprio di ciò che ci siamo proposti a
all'inizio di questa serie, chiamiamola così, e cioè tu hai usato proprio la parola dimostrare, ed è quello che stiamo cercando di fare, dimostrare questa normalità, se vogliamo, se siamo disposti ad accettarla, che riguarda tutti, anche le persone che appunto hanno diverse, ci è piaciuto, no, nelle puntate precedenti, definirle piuttosto delle diverse abilità, piuttosto che delle disabilità. Diverse abilità che talvolta li rendono più sensibili, più attenti di come lo siamo noi in tante circostanze, anche se magari la loro autonomia può essere magari limitata sul piano fisico, ma anche qui i più coraggiosi non badano più di tanto a queste cose. E la linea sulla quale ci stiamo muovendo, grazie appunto al dottor Salvatico, è questa, e credo che fino adesso, passo dopo passo, appunto, stiamo dimostrando questa tesi. Troppo buono, Mario. Lasciamo la parola a Gabriella, la mamma di Gianluca. Gabriella, noi siamo nelle tue mani, nel senso che abbiamo bisogno proprio che tu ci accompagni raccontandoci l'esperienza, certo, di una mamma vicino a Gianluca. Beh, penso che l'esperienza, beh, intanto credo che sia un po' individuale, non tutti possono reagire nella stessa maniera. Io devo dire che al momento della nascita mi è stato detto subito, questo bimbo è down, quindi avevo partorito da 2 ore, qualcosa del genere. È stato un notevole shock, nel senso che dentro di me mi sono detta, mi è crollato il mondo definitivamente addosso, come sarà la mia vita da oggi in poi. E questo direi che è durato un bel periodo. Subito addirittura ho voluto uscire dalla clinica, andare a casa subito, non volevo vedere le altre mamme felici con questi neonati. È durato un periodo lungo in cui ci sono state mai lacrime, perché io per carattere sono abbastanza una dura, quindi ho sempre detto, beh, inutile che mi piango addosso, cerchiamo di risolvere questa cosa, di vedere come vivere al meglio. Io avevo già un bambino di 3 anni, con lui ho avuto qualche difficoltà perché non capiva come mai, fino a quel momento dicevamo tutti che bello, arriva il fratellino, è arrivato il fratellino e lui vedeva tutti noi, io, mio marito, mia madre, mio padre, non dico piangenti, però certo non allegri, non sorridenti. Questo credo che abbia provocato nel fratello grande qualche problema. Infatti aveva ripreso a fare la pipì addosso di notte, insomma, diciamo che lui ha avuto un po' di problemi, cosa che non ha avuto l'altra figlia, che è nata neanche a distanza di un anno da Gianluca, voluta da me. E lei invece se l'è trovato lì, per lei è sempre stato un fratello come un altro, normalissimo, senza nessun genere di problema, anzi l'ha sempre anche, non dico maltrattato, ma comunque come si sarebbe comportata con un fratello normalissimo. Vedi che in fondo la normalità è proprio nient'altro che il punto di vista dal quale noi guardiamo le cose. Esatto. Perché questa bambina è nata, si è trovata di fronte a questa situazione che per lei era normale, e di conseguenza si è comportata. Esatto. Assicurando normalità anche agli altri, perché questo avrà comunicato normalità anche alla famiglia. Certo. Tu l'hai voluta fortemente. Io l'ho voluta fortemente, soprattutto perché appunto mi sembrava un modo per dimenticare i 2 giorni di clinica in cui mi ero veramente resa conto che mi era successa una tragedia. E questo non sorridere, vedere mio marito che mi guardava come per dire, oh poveri noi, cosa ci è successo? E mi sembrava che facendo un altro figlio saremmo tornati tutti a essere di nuovo una famiglia allegra. Mi ero prefissa, Gianluca è nato aprile, io mi ero prefissa di passare un Natale, il primo Natale che sarebbe venuto, di nuovo in allegria, cioè se non tristemente. Ecco, questa era stata la mia immediata reazione. Ed è stata molto azzeccata. Ed è stata così, devo dire, ho avuto l'aiuto di una madre, direi, eccezionale, che nella sua vita
aveva sempre seguito ragazzi con problemi, aveva seguito per tanti anni, allora i Down erano veramente molto esclusi dalla vita, molto, e molto anche non aiutati a migliorare, quindi questa ragazza Down che mia madre aveva seguito era proprio grave, nel senso che teneva la lingua fuori, che non sapeva né scrivere né leggere, niente, non sapeva proprio. Ecco, dobbiamo dire che esistono alcune, diciamo, caratteristiche. Guarda, che, non credo, però, ti posso fare un esempio. Quando Gianluca aveva 8 mesi, mio padre e mia madre giustamente mi hanno detto: noi andiamo a fare un viaggio, andiamo via. Fino a quel momento Gianluca viveva con i miei genitori, io andavo e venivo da Limone al mare, però era mia madre che si occupava di Gianluca. Normale, loro sono partiti, io sono stata con Gianluca, la mattina dopo l'ho svegliato, l'ho messo sul seggiolone e Gianluca era così, letteralmente così. Telefono a mia madre, gli dico: mamma, lo sai che adesso tiene anche la lingua fuori, è diventato... questo è durato 15 giorni, tutto il tempo che i miei genitori sono stati via. Rientrata mia madre, dopo un quarto d'ora, lui era di nuovo tutto trilli sul suo seggiolone. Quindi non sono caratteri, infatti peggiori ragazzi Down che io ho conosciuto, e ne ho conosciuti tanti in questi anni, sono quelli che purtroppo vivono in istituto, e ce ne sono tanti, certo. E sono i peggiori, ma non perché siano peggiori dalla nascita, sono quelli che non hanno la stimolazione, e probabilmente una carenza di affetto. Guarda, io avevo portato Gianluca, aveva forse un anno, a Parigi da questo professore, mi sfugge il nome, posso dire Lejeune, giusto? Sì, che è quello che seguiva, aveva studiato i cromosomi e tutto quanto, e quando gli ho detto: ma che cura ci può essere? E lui mi ha guardato e mi ha detto: signora, cure non ce ne sono, c'è solo tanto amore, è l'unica cosa che può far crescere questi ragazzi. E Gianluca ne ha avuto tanto. Tanto. E questo è un messaggio essenziale che noi dobbiamo sottolineare. Dicevo, al di là delle differenze individuali che possono esserci, l'obiettivo fondamentale è l'accoglienza, cioè è come li accogliamo e come li consideriamo e che cosa diamo loro. Quello che dicevi tu, Gabriella, è fondamentale, quindi l'amore, un contesto che si occupa di loro, e quindi non essere esclusi, cioè non metterli in una situazione di esclusione, e costruire con loro, non solo intorno a loro, con loro un futuro. Quindi una famiglia con più persone, dei nonni presenti indubbiamente. L'esempio che hai fatto tu era formidabile per capire che anche se tu eri e sei la mamma, il rapporto che lui iniziale è stato con mia madre, con mia madre, anche perché io questo l'avevo detto anche appunto al centro Down, secondo me, almeno per l'esperienza mia, ma credo che valga un po' per quasi tutte le mamme, la mamma per i primi 2 mesi o 3 non è in grado di dare, l'amore, perché, non so, il neonato si sveglia alle 2 di notte e piange, tu vai là, oh che carino, tu invece vai là e dici: oddio, che tragedia mi è capitato. Non puoi essere... non puoi dare lo stesso amore, non so come spiegarmi. Secondo me i primi mesi la mamma non è in grado di gestire bene questa situazione, è troppo coinvolta in tanti problemi suoi dentro. Io avevo una sensazione di aver fatto una cosa sbagliata, una cosa marcia, proprio una sensazione intima mia. E questo ti porta a non avere lo stesso trasporto che tu dovresti avere con un neonato. Ecco, quindi questo ci aiuta a suggerire alle persone che eventualmente avessero queste sensazioni o l'avessero avute, a dire che sono sensazioni assolutamente... normalissime. Ecco. Chi le nega, secondo me,
Poi dopo, nel tempo, fa dei problemi molto più grossi. Ecco, io sono abbastanza d'accordo su questa cosa, perché credo che sia molto importante riuscire a far emergere i contenuti oppositivi e di negazione in maniera da poterli, come dire, sistemare, da poterli canalizzare, certo, e poter poi dedicare il futuro a costruire. Certo. Ecco. Quindi questa costruzione poi va avanti e Gianluca segue un percorso di scolarizzazione. Gianluca è stato, sì, è andato a scuola, ha fatto le elementari a Varazze con i miei genitori. E finite le elementari, giustamente mia madre mi ha detto: adesso è l'ora che Gianluca venga in famiglia praticamente. È venuto a Limone, devo dire è stato fortunatissimo, perché ha fatto le medie non a Limone ma a Vernante, perché avendo le stesse età, praticamente facendo la stessa classe di Carola, la sorella, mi avevano consigliato di non metterli assieme in classe perché avrebbe avuto dei problemi. Quindi l'ho iscritto a Vernante e ha avuto la fortuna di avere degli insegnanti di sostegno meravigliosi. Meravigliosi, tra cui questo Botto, che era un insegnante di ginnastica, con cui ancora adesso ogni tanto si vede con Gianluca. Ed è stata una persona meravigliosa, perché veramente lo ha seguito tantissimo, e soprattutto trattandolo come non avesse nessun genere di problema. Ecco, quindi pretendeva la disciplina, pretendeva tante cose, nello stesso tempo però con un grande amore, e lui è stato molto fortunato. Poi è venuto a Cuneo e ha fatto, aiutami, quella scuola professionale, l'ENAIP, dove anche lì ha incontrato questa dottoressa psicologa che era la direttrice, Viviana, che è stato un grande amore di Gianluca, veramente, perché è stata una persona eccezionale. Ha fatto, di solito dovrebbero stare 2 anni, l'hanno tenuto 3 anni, ed è, anche lì è stata un'esperienza molto bella, molto costruttiva per lui. L'abbiamo imbarcato il primo giorno sul treno da solo. Altra cosa molto importante è l'autonomia, esatto, e la fiducia che bisogna, sì, bisogna dare, superando anche le paure che un genitore, sì, sicuramente ha. È successo che mi hanno telefonato, mi hanno detto: Gianluca a scuola non è arrivato. Dio mio, dove sarà? Prendi la macchina. Poi lui era al bar che si mangiava i cappuccini e le brioche, perché è sempre stata una buona furchetta, quindi ha sempre amato. Ecco, abbastanza paura, abbastanza spaventi, però abbiamo detto: deve viaggiare da solo, deve andare, perché altrimenti non imparerà mai. Nel frattempo aveva in questo contesto di Limone un contesto molto La sua molto fortuna è stato vivere in un paese piccolo, dove da sempre, da piccolo, è sempre uscito da solo. Io uscivo, chiedevo: avete visto Gianluca? Sì, era qua, era là, no, questa è stata la sua fortuna. Non credo che chi abita in una, ecco, in una grande città indubbiamente ha più difficoltà, molto, però è altrettanto vero che si può ricostruire, esatto, una contestualizzazione di quartiere che con le opportune indicazioni può sicuramente strutturare una cosa di questo genere. Ecco, poi ad un certo punto c'è stato, ecco, sto salutando Gianluca che è di là in regia con il nostro Mariano, perché sta guidando e organizzando con Mariano quello che voi state vedendo, e poi c'è stato questa... E poi c'è stato che da piccolo, già quando faceva l'ENAIP, noi gli chiedevamo: ma Gianluca, ma da grande cosa vuoi fare? E lui ti rispondeva sempre: l'attore. E dico, vero, perché io ricordo un testimone del tempo. L'attore. E noi dicevamo: sì, l'attore, ma come facciamo a fare l'attore? Ci siamo informati, abbiamo chiesto se c'era una scuola a Torino piuttosto che... E poi io, anche lì, ho avuto la grossa fortuna che l'insegnante elementare di Gianluca era la mamma di questo Pippo Del Buono, che tuttora è il regista di Gianluca. E allora ho telefonato a lui, gli ho detto: Pippo, io lo conoscevo, lui ha 10 anni meno di me, lo conoscevo da quando aveva 3 anni,
E gli ho detto, Pippo, Gianluca mi dice, ma tu non conosci una scuola, qualcosa? E lui mi ha detto, portamelo, lui aveva allora sede a Pietraligure, portamelo, lo voglio vedere. Ecco, Pippo Del Buono era già in allora un regista. E iniziava allora, faceva delle piccole cose, ma iniziava allora a fare delle cose. Oggi è diventato, direi, un regista di fama mondiale. Proprio, sì, direi proprio nel teatro dell'avanguardia è forse quello più all'avanguardia e più riconosciuto in tutto il mondo, soprattutto all'estero, soprattutto in Italia. Ecco, questa è una delle cose particolari, ma vabbè. I latini dicevano nessuno profeta in patria e va bene. Lui comunque è davvero molto famoso, ci sono state peraltro anche al Damsa delle tesi di laurea su di lui, tesi che hanno avuto un grande successo perché lui cosa ha fatto in sostanza? Ha creato una compagnia di personaggi. Non di personaggi, no. Perché comunque di personaggi tra virgolette ce ne sono tre. La compagnia sono 17 persone. Che di sono cui misti tra? Tutti normali, tranne Gianluca. Questo Bobò, che è un sordo muto. Mi sta facendo cenno Gianluca che è time out, cioè abbiamo esaurito il tempo. Sta facendo il regista. Ti devo dire, io che lo vedo di qua, voi non lo vedete. No, perché lui dice, mia madre, perché continua a parlare. Anche perché tra poco arriva lui. So allora, bene, ecco, so però bene. Lui ha gestito tutta questa parte, ve lo garantisco. Esatto. Scusa, niente. Niente, e questo Bobò, che è un sordo muto microcefalo, che ormai ha quasi 80 anni e che da 20 anni è con Pippo, che addirittura l'ha tirato fuori dal manicomio di Aversa e lo ha figliato, quindi vive regolarmente con Pippo, e questo clochard, che vive ancora oggi, quando non è in giro con la compagnia, sotto i ponti a Roma, perché lui dice che vive bene solo sotto questo i ponti. È una di quelle persone che sostiene che lui sta bene così e non vuole cambiare la sua vita. Lui, quando è con la compagnia, fa una vita normalissima in albergo, ormai poi viaggiano negli alberghi a 5 stelle, cioè ormai sono diventati alla grande, una volta viaggiavano, delle star internazionali. Sono diventati, ecco. E questi sono i tre personaggi, gli altri sono tutti ragazzi normalissimi che danzano, recitano, fanno musica, è una compagnia molto così. L'avanguardia. Sì. Cosa dici, molto Mario? Particolare. L'avanguardia esce un po' dalla normalità di cui parlavamo prima, ma in qualche modo la accentua addirittura, no? Non solo Gianluca è riuscito, partendo da una situazione meno semplice rispetto ad altri, a conquistarsi una sua normalità, ma addirittura andare oltre, perché diciamo la verità, non è normale fare l'attore, no? Non capita a tutti, no. Il Travette è un altro profilo professionale, quindi lui è con questa sua passione che è riuscito a concretizzare, è andato oltre la normalità, e questo mi piace molto. Sì. Ecco, tutti da scusa se ti interrompo, hanno una passione. Tutti da hanno una passione. L'importante, ecco, è cercare di fare di tutto per fare in modo che loro realizzino questa passione, perché io ne ho conosciuti tantissimi e tutti hanno una cosa che, se tu gli dici ma cosa ti piace fare, uno è la ginnastica, uno è suonare, l'altro è fare l'attore, l'altro fare da mangiare. Sono molto bravi in cucina. Ad esempio Gianluca, ma addirittura quando è in giro con la compagnia, a volte sono in residence, fa da mangiare lui per gli altri. Perché ama, ma tantissimi Dao, per esempio, hanno la passione della cucina. Tantissimi. E hanno delle grosse capacità che purtroppo, io mi ci metto per prima, sottovalutiamo. Io mi ci metto come tecnico, come psicologo, mi ci metto anch'io. Abbiamo dedicato forse troppo poco tempo a questa diversità che non è diversità,
e alla, non solo al percorso di integrazione, ma anche di comprensione di quello che loro possono regalarci, di quello che loro possono darci. In queste trasmissioni stiamo scoprendo proprio questo. L'altra mamma ci ha detto: forse io ho fatto medicina perché era destino che avessi questo bimbo così, per poter capire e magari aiutare altre mamme, avendo inventato una pappa speciale per lui che può servire ad altri. Certo. Ecco, secondo me, secondo noi, Gabriella può insegnare moltissime cose, perché ha avuto la capacità di valutare se stessa, di rielaborare attraverso un percorso sicuramente di grande sofferenza questa realtà, ma è qui, 40 anni di distanza, a raccontarci qualcosa che non era così semplice realizzare 40 anni fa, Gabriella, no. Non era così semplice. Negli ultimi 20 anni sono cambiate molte cose. Hai ragione. Ecco, tu sei qui proprio a testimoniare che c'è una forza e c'è una capacità che ti ha dato la tua famiglia, mi permetto di dire anche tuo marito, perché abbiamo sentito dire che alcuni mariti fanno gli struzzi, mettono la testa sotto la sabbia e magari se ne vanno proprio. In questo caso non se n'è andato. La tua scelta di avere una figlia è stata vincentissima, questo mi permetto sicuro. Di dire, usare questo neologismo. Mario mi guarda, dice: No, benissimo. Ecco, però è proprio così, ed è stata anche la soluzione per il primogenito. Certo. È vero? Certo. Esatto. Certo. E poi voglio dire, Gabriella, io vorrei farti un applauso, i nostri telespettatori te lo fanno sicuramente. Adesso noi ci fermiamo qui con te, ringraziandoti ancora tantissimo, e ci vedremo tra pochissimo con Gianluca, che sarà qui con noi a raccontarci lui che cosa è riuscito a fare. Certo. Grazie, vi aspetto tra poco. Grazie.